Monica Live, Lorenzo Crespi, sono malato, non povero. Mi hanno truffato, l'attore dopo l'appello social dei giorni scorsi spiega la situazione a Barbara D'Urso lo scorso 9 marzo, attraverso i social, era giunto il suo grido disperato, sto per morire, aveva scritto Lorenzo Crespi descrivendo le sue condizioni di assoluta indigenza e di malattia. Una carriera iniziata a 24 anni, Lorenzo Crespi ha recitato in film e fiction televisive di successo. Nel 2014 una malattia ai polmoni mette in stand-by la sua carriera. Lorenzo lo racconta e dice che si sta curando, poi qualche giorno fa il suo nuovo grido. Questi ultimi 8 giorni sono stati cranti, ho buttato 4 anni di cure. Io non sono un uomo povero, ma non si può fare quello che mi hanno fatto a un essere umano. Sono stato da medici bravissimi, anche dallo pneumologo del Papa, ma purtroppo la mia malattia non è operabile. Non ho paura di morire, ma non capisco perché le persone si devono accanire. Una signora mi aveva affittato casa e me l'ha tolta perché ha letto che non ho soldi, non è così. Mi hanno tagliato le utenze perché la casa non è intestata a me. La casa in cui vivo è stata affittata da una società collegata alla RAI, il patto tra di noi era che l'avrei resa disponibile per delle riprese. A dicembre-gennaio mi ha chiamato un avvocato che mi ha detto che avevo uno sfratto esecutivo, perché questa società non pagava da agosto. Venerdì sera, prima delle elezioni, mi hanno staccato le utenze alle 10 di sera. Si tratta di una truffa inaudita. Io sono malato, non povero, mi hanno messo in trappola per umiliarmi e farmi andare via da Roma. Non mi lascio andare per i miei colleghi, che si sono lasciati andare, per Luigi Tenco e Mia Martini, non mi farò distruggere dalla stampa schifosa. Virgolette. Tutto cominciò, l'attore racconta, quando ricevette una minaccia, una busta con due proiettili, e di essere stato costretto ad abbandonare il set di Gente di Mare. Secondo l'attore questo avrebbe determinato l'inizio del suo declino.